4 novembre 1918, ore 12, bollettino di guerra numero 1268. A distanza di 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale, la Grande Guerra, Arezzo ricorda questo momento storico e soprattutto il tributo di sangue dei tanti soldati italiani ed aretini lungo la linea del Piave. Oggi ha anche un ricordo per Giuseppe Mancini e Tommaso Caporali, tra l'altro ne approfitto per ringraziare la famiglia Caporali che ha portato alla mostra e lo terrà in esposizione per tutto il mese dei cimeli, ricordando appunto uno degli eroi aretini. Il Piave è stata la linea più a sud oltre la quale l'esercito italiano, gli stati maggiori italiani si erano ripromessi di non far scendere l'esercito in ritirata dopo la rotta di Caporetto, cioè fu l'ultimo baluardo. E quindi sulla leggenda del Piave si è poi innestata questa canzone bellissima che da allora è per noi il simbolo della tenuta della nazione. La mostra dal titolo Tutti eroi o il Piave o tutti accoppati 100 anni dalla vittoria della Grande Guerra è un viaggio all'interno della Casa dell'Energia di Arezzo in quegli anni durante i quali il conflitto coinvolse tanti giovani italiani. Che lavoro faceva il suo babbo quando è partito per il fronte? Contadino. Lei quanti anni aveva? 10. Agricoltori, commercianti, artigiani, la chiamata alle armi non faceva distinzione. Questo è l'elemento appartenuto a mio nonno che ha combattuto la prima guerra nel Pasubio e dopo anche la seconda e ha ottenuto la medaglia d'oro dei Cavalieri di Vittorio Veneto. E per me questo ha un significato enorme, è la prima volta che lo tiro fuori dalla mia abitazione, non l'ho mai né indossato prima d'ora né portato fuori casa perché mio nonno era molto discreto e tutti i suoi cimeli li teneva con una riservatezza incredibile. Gli anni tra il 1914 e il 1918 sono tutt'oggi avvolti da quella sacralità che pur nel doveroso tributo ai caduti non deve però mai far dimenticare che tutte le guerre sono sbagliate. Ci raccontava che attraversavano il Piave tutto rosso. Come si faceva rosso? Perché morti, si pestavano. Tutto sangue, l'acqua diventava rossa. La mostra, che sarà visitata anche dagli studenti aretini, rimarrà aperta fino al 2 dicembre. È importante che in un sistema educativo sia anche fatto vedere lo scempio della guerra e quello che insomma ha portato tutte le conseguenze.